Sono oltre 77.000 le denunce di infortunio di studenti di scuole pubbliche statali presentate all'INAIL nel 2018, 1.400 in più rispetto all'anno precedente. L'incremento, pari al 2%, conferma il trend di crescita iniziato nel 2017. A tracciare il quadro aggiornato della situazione in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico è il periodico statistico Dati INAIL, che analizza i numeri dell'istruzione in Italia. Il maggior numero di infortuni è stato denunciato in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Ma rapportando il numero degli infortuni accertati per regione al numero degli alunni delle scuole pubbliche statali, l'Emilia-Romagna passa al primo posto con circa 8 casi accertati ogni 1.000 studenti, seguita dal Piemonte e dalla Lombardia. Di poco superiore il numero degli infortunati di sesso maschile, ma indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni. Complici la stanchezza di fine anno e la frequenza maggiore delle attività all'aperto, maggio è il mese in cui gli studenti si infortunano di più, seguito da ottobre e marzo. Le cause sono soprattutto scivolamenti e inciampamenti, movimenti scoordinati e passi falsi che procurano fratture e contusioni di mani e polsi e lussazioni di caviglie.